Amici di YouTube, rieccoci qui a due giorni da Milan-Venezia per parlare di campo e più in particolare di centrocampo, perché abbiamo un problema gigantesco, problema che c'è sempre stato, ma che è clamorosamente esploso con l'infortunio di Ismael Bennacer. Ora, non voglio fare quello del ve l'avevo detto, ma ve l'avevo detto, cioè, ragazzi, Bennacer è un giocatore purtroppo inaffidabile, è un grande giocatore ma è tremendamente inaffidabile dal punto di vista fisico, è un giocatore che ormai da un anno e mezzo convive con tantissimi problemi fisici, è un giocatore che da un anno e mezzo e anche più, diciamo, abbina ai problemi fisici anche altre cose che ne limitano il rendimento, come Coppe d'Africa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Bennacer ormai non è più un giocatore su cui si può contare. E là, ed una cosa la devo dire. Secondo me questa dirigenza lo ha capito, o perlomeno lo ha in parte capito. Perché? Perché per tutta l'estate ha provato a piazzare Bennacer, o perlomeno la mia impressione è stata quella. Si è parlato di squadre arabe, all'ultimo giorno di mercato si è parlato di Atletico Madrid, Marsiglia, per carità, magari erano tutte bufale, però secondo me il Milan ha provato effettivamente a piazzare Bennacer per prendere un sostituto. Il problema qual è? Il problema è che poi, sì, tu hai provato a piazzare Bennacer, alla fine lo hai tenuto perché evidentemente offerte non te ne sono arrivate, però poi hai letteralmente smantellato tutto il centrocampo, perché tu hai preso Fofana, è vero, hai preso Fofana che serviva, però poi hai tolto Adli, hai tolto Pobega, cioè hai tolto tutti quanti, che per carità non stiamo parlando di campioni, non stiamo parlando di campioni, però hai tolto gente che quantomeno dal punto di vista numerico poteva fare comodo. Perché ora, ragazzi, ora abbiamo un problema. Cioè, in quella zona di campo abbiamo un problema numerico. Cioè, chi gioca a centrocampo adesso? Andiamo a fare la conta. Reinders e Fofana. Allora, io prendo il 4-2-3-1, cioè io mi baso sul 4-2-3-1 perché ad oggi il modulo è quello e a quanto pare non c'è intenzione di cambiare, ma poco cambia, perché anche con il 4-3-3 comunque arretreresti Loftus e saremmo sempre pochi, cioè saremmo comunque sempre pochi, ma con il 4-2-3-1 avremo Fofana e Reinders, ovviamente fuori ruolo Reinders, ma vabbè, per noi è prassi. Avremmo Musa, che nei due personalmente fino ad ora non mi ha mai convinto, se devo essere sincero, nei due di centrocampo non mi ha mai convinto Musa. Potresti pensare di adattare Loftus-Cheek, ma secondo me è follia, perché Loftus-Cheek al massimo può essere una mezza all'offensiva. Cioè, Loftus-Cheek l'anno scorso ha fatto la seconda punta, ragazzi. Fatto il trequartista barra seconda punta, ha fatto il trequartista incursore l'anno scorso Loftus-Cheek, cioè, e dovremmo andarla a piazzare nei due di centrocampo con tutti i problemi di equilibrio che già questa squadra ha, perché voglia di dire ma Loftus ha il fisico, in quella partita contro Ballo Touré nel novembre 2022 sembrava Rijkaard. Sì, ho capito, però al Milan fino ad ora non ha mai dimostrato di poter fare quel ruolo lì e non l'ha dimostrato neanche in estate, quando il Milan tutto sommato girava in maniera accettabile. Quindi Loftus-Cheek, ok, puoi pensare di adattarlo, ma sarebbe, ragazzi, un rischio bello grande. Poi, tolti questi tre più Loftus-Cheek da adattare, chi avremmo? Voss, che già ovviamente è diventato l'idolo di tutti gli scout, di tutti i capisher, di tutti quelli che definiscono un giocatore generazionale dopo averlo visto per un quarto d'ora. Sì, già sto Voss, sì, Voss tranquilli,
talento generazionale. Sentite, l'allenatore del Carpi ha detto che con la Serie C non c'entra niente sto Vos, non c'entra niente. Sì, ok, l'ho sentito, ok che non c'entra niente con la Serie C, ma tra la Serie C e il Milan ci sono tipo 26 categorie nel mezzo, più o meno. Quindi sto Vos magari non c'entrerà nulla con la Serie C, ma nel Milan è tutto da vedere. Nel Milan prima squadra è tutto da vedere. Poi, per carità, ne parlano tutti bene. Io mi auguro che possa rivelarsi un campione. Ne avremmo tanto bisogno, però che lì stiamo parlando di uno che era stato pensato, preso per il Milan futuro, che dovrebbe diventare sostanzialmente una delle prime riserve del centrocampo. Speriamo bene, anche perché il ragazzo ce lo dovrà fare, non, cioè, siamo pochi, quindi per forza di cose Vos tra una settimana sì e no sarà in prima squadra. Quindi speriamo abbiano ragione loro, speriamo sia veramente forte sto Vos. Io lo conosco molto poco, è sicuramente molto rischioso, però è un giovane, se è un giovane forte a sto punto lanciamolo, visto che comunque abbiamo carenza. Lanciamolo e speriamo in Dio. Poi oltre Vos abbiamo Zeroli che da quel poco che ho visto non mi sembra proprio un giocatore da mediana a due, anche lui mi sembra un'altra mezzala, che anche lui ovviamente ha giocato l'anno scorso in primavera, quest'anno sta giocando nel Milan futuro, carità, un giocatore promettente. Lui rispetto a Vos l'ho visto un po' di più e vi posso dire che allo stato attuale delle cose, raga, mandare Zeroli in prima squadra mi sembra un po' rischioso onestamente. Sicuramente, cioè, allora, fra i due suppongo che Vos sia più pronto, che perlomeno è un giocatore che ha fatto delle presenze da professionista, comunque fino all'anno scorso era all'Ajax. Teoricamente quello più pronto mi sembrerebbe il primo. Però la situazione, ragazzi, ovviamente sperando che non succedano altri imprevisti, è ovviamente quello che mi auguro personalmente, ma lì poi non lo so che potresti fare. Cioè puoi pensare di... Potresti pensare di adattare Ciao in mediana. Guardate che cosa arrivo a dirvi. Magari da mediano davanti alla difesa fa meno danni. Che tanto come centrale, onestamente, non lo voglio vedere neanche dipinto. A sto punto ti tieni Gabbia come prima riserva, che tanto i centrali puoi anche farli ruotare un po' meno. A questo punto ti tieni Gabbia come riserva e metti Ciao ogni tanto come mediano. O ci rimetteranno Calabria come successe, non lo so, ai tempi di Milan-Juve. Non ne ho idea, ma ragazzi, cioè, è preoccupante lì la cosa. Carità, non perché manchino i titolari, ma perché comunque adesso stiamo per entrare in quel segmento di stagione in cui si inizierà a giocare ogni 3 giorni. Avremo sta Champions nuova, lunga, e Bennacer, ripeto, sarà fuori 3 mesi. 3 mesi, messo che poi torni veramente in 3 mesi, che non è veramente scontato perché questo infortunio è particolarmente fastidioso. Quindi non so se saranno 3 mesi, ovviamente glielo auguro, però non lo so, la situazione a centrocampo è un po' così, un po' ovviamente in tanti negli ultimi giorni hanno parlato della possibilità di arrivare a Rabiot, però Rabiot uno era una cosa da fare prima. Cioè, se ci fosse stata realmente l'intenzione di arrivare a Rabiot, il Milan avrebbe dovuto prenderlo praticamente l'ultimo giorno di mercato per fargli fare quantomeno queste 2 settimane di sosta a Milanello, per fargli fare una sorta di preparazione a Milanello. Cioè, tu prendi Rabiot adesso per vederlo in campo quando? Fermo restando che non potrebbe giocare in Champions, però vabbè. Dici, lo prendi per il campionato, lo usi in campionato per far riposare Reinders e Fofana. Ok, ma prendendolo adesso,
Quando scenderebbe in campo Rabiot? Anche lì, cioè, ci dovevamo pensare prima, probabilmente. Però, secondo me, non c'è mai stata l'intenzione reale di arrivare a Rabiot, considerato il prezzo, considerato l'ingaggio e tutto quanto. Insomma, si sa, noi non siamo interessati a questo tipo di profili, noi siamo più, come dire, siamo più con la schiena dritta. Detto ciò, io vi ringrazio infinitamente per aver visto questo video. Vi invito a dirmi la vostra qui sotto con un commento. Io sono terribilmente preoccupato, che magari speriamo bene. Sempre Forza Milan, ci vediamo in un prossimo video.